Assolutamente no. Noi abbiamo dimostrato che avendo i lettori si può fare tutto, cioè non occorre neanche la pubblicità. Poi in realtà il Fatto Quotidiano ha un editore, perché è un giornale che ha una casa editrice che è una società per azioni, che però ha avuto cura di dividere la parte impresa dalla parte giornalistica. La parte giornalistica è del tutto autonoma, e quindi questa autonomia riconosciuta come tale dai lettori ha fatto sì che il giornale abbia incrementato in maniera consistente gli utili dell'impresa. Quindi non è un'utopia, o se era un'utopia, è un'utopia che si è realizzata. C'è un paradosso, se posso dire una cosa, nella stampa italiana, che i giornali che hanno grandi editori e finanziamento pubblico tendenzialmente falliscono, e noi che non abbiamo un editore quindi è tradizionalmente strutturato e non abbiamo una lira di denaro pubblico, invece siamo in buone condizioni, anzi floridi. No, io non credo che si possa fare a meno di nessuno dei media che esistono, si complementano, si ibridano e si contaminano continuamente. L'ultimo giorno ero alla Camera, stavo seguendo la crisi, ero proprio nell'aula di Montecitorio, mi chiama mia madre e ho detto so già tutto delle dimissioni. Dico mamma, ma chi te l'ha detto? L'ho sentito su Radio Ecale che leggevano una indiscrezione che era un sito internet, quindi la velocità di trasmissione della notizia è enorme, il bombardamento delle notizie è esponenziale, e ormai i giornali hanno la vera funzione di aiutare la gente a scegliere, a capire che cosa è importante e cosa no. Questa è una domanda che ci fanno spesso in questi giorni. Qualcuno dice che noi addirittura con la caduta del governo Berlusconi cadremo pure noi e chiuderemo rapidamente. Ora, noi non siamo nati perché c'era Berlusconi, siamo nati perché un gruppo di giornalisti ha deciso di mettersi a lavorare in condizioni diverse da quelle, appunto, come diceva Luca, di giornali con condizionamenti politici o industriali. E abbiamo deciso di farlo e di fare il nostro lavoro. Ci è capitato storicamente di dover raccontare la fine, gli anni del crollo, della caduta, sia pure lenta, del governo Berlusconi. L'abbiamo fatto certamente al meglio, pensando che sia stato il peggior governo che questo paese abbia avuto, ma adesso si ricomincia da capo, e oggi stesso abbiamo scritto sul Fatto Quotidiano che, avendone preso un impegno con i nostri lettori, non facciamo sconti a nessuno, questo impegno lo manterremo, il governo Monti lo giudicheremo giorno per giorno, atto per atto. No, credo proprio di no. Oggi intervistiamo Henry De Luca, che dice è nel buco come Gheddafi, ma bisogna che qualcuno glielo dica. Berlusconi ha perso, ma è possibile che il berlusconismo sopravviva alla sua fine, questo sì, il berlusconismo come metodo, come ideologia, anche come prassi. È stata una cultura forte, una cultura mediatica, una cultura che, come diceva Gaber, ci ha attraversato. Non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me. Quanto alla nostra mission, siccome da 5 giorni è cambiato il potere, il baricentro del potere, ma tutti intonano dei peana, addirittura, come dire, a spartito libero, senza neanche una giustificazione, perché il condizionamento di quei poteri è enorme, perché i nuovi poteri magari sono buoni ma possiedono una cosetta che si chiama Corriere della Sera, allora c'è ancora più bisogno di un giornale che sia svincolato da degli impedimenti, dei zavorramenti proprietari. Vabbè, grazie. Grazie a voi.